inizia questa campagna elettorale breve, impegnativa, importante. Movimento 5 Stelle che vuole fare breccia negli abruzzesi portando in dote tutto quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Questa è una campagna breve, però noi siamo abituati, perché siamo abituati a stare con i cittadini e tra i cittadini, per cui diciamo che per noi è un lavoro naturale. Abbiamo portato a conoscenza dei cittadini quello che abbiamo fatto in questi 4 anni e mezzo, che sono state misure rivolte ai cittadini, alle imprese e anche alle persone che gli ultimi, noi li definiamo gli ultimi, quelli che non hanno voce. Quindi noi rappresenteremo la loro voce come abbiamo fatto e continueremo a fare. Come capogruppo ho potuto seguire di prima mano tutto ciò che riguardava l'esito che poi è stato col finanziamento del PNRR di alcune delle tratte di velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma e anche tutto ciò che riguarda la messa in sicurezza dell'autostrada 24-25. Voglio ricordare nell'ultimo decreto che è passato nelle Camere del Senato e della Camera, appunto gli unici motivi di modifica su questo decreto riguardava la revoca della concessione autostradale a Strade Parchi. Sono stati sostanzialmente 2 dei miei emendamenti, uno dei quali andava a garantire maggiori sicurezza economica e di inquadramento professionale a quelli che sono gli operatori che passeranno dalle società controllate dalla holding in ANAS, e l'altro io voglio chiamarlo un emendamento che ha aperto di fatto le porte del Ministero delle Infrastrutture ai sindaci sempre presenti e pronti a chiedere informazioni, capacità di dialogo al Ministero in questi anni di incertezza, ogni qualvolta ci siamo trovati dopo 6 mesi e 3 mesi a dover sterilizzare le tratte e ad occuparci della messa in sicurezza dell'infrastruttura. Noi chiediamo agli abruzzesi un sostegno molto vivo per poter incidere, soprattutto a seguito della riduzione del numero dei parlamentari. Più siamo e meglio è. L'Abruzzo ha bisogno di una rappresentanza forte. Io penso che siamo riusciti a dimostrare all'Abruzzo la qualità della nostra presenza in Parlamento, appunto rivendicando l'80% di quanto promesso. Parliamo di transizione ecologica, superbonus, comunità energetiche, parliamo di legge spazzacorrotti, carcere grandi evasori, parliamo di tutto quello che era scritto nel programma del 2018 e che noi vogliamo continuare a portare avanti. Il programma di quest'anno è una sorta di evoluzione di quelli che sono stati gli impegni presi con i cittadini abruzzesi nel 2018.